rialzato, prendiamo una comoda e stabile posizione di meditazione, sentiamo bene come sempre l'aderenza del tappetino, verifichiamo che le ginocchia siano alla stessa altezza, allunghiamo bene la colonna vertebrale, apriamo le spalle, il capo allineato al centro, andiamo a chiudere gentilmente gli occhi. Rilassiamo tutto il viso, verifichiamo che le labbra siano dischiuse, i denti non serrati. Portiamo il rilassamento nella gola, nelle spalle, le braccia morbide, le mani appoggiate sulle ginocchia, il mudra, Shin Mudra, palmi al cielo, Jnana Mudra, palmi alle ginocchia. Andiamo a portare il rilassamento nel petto, nell'addome, attraverso le gambe giù fino alla punta delle dita dei piedi. Portiamo ora la consapevolezza al respiro lungo la colonna vertebrale. Visualizziamo la colonna come un tubicino di cristallo, un nastro di luce e riportiamo il respiro, inspirando dalla base della colonna alla sommità del capo, espirando, sommità del capo, base della colonna. Ora spostiamo la consapevolezza al centro delle sopracciglia, in lumaglia. Visualizziamo, immaginiamo, cerchiamo di sentire la presenza di una fonte di luce, un punto luminoso. Con questa consapevolezza ci prepariamo a cantare insieme tre volte per la Pranayama. Inspiriamo tutti insieme. Lentamente, con pochi gesti, scendiamo il nodo delle gambe e vi portate in Shavasana con il capo rivolto verso di me. Statevi quindi con la schiena al pavimento. Andiamo a prendere consapevolezza dei dettagli dell'asana, quindi verifichiamo che le cosce siano separate tra di loro, i piedi cadano bene naturalmente all'esterno, non c'è rigidità. Verifichiamo che la zona del bacino sia rilassata al pavimento. Saliamo con la consapevolezza al contatto della parte alta della schiena, delle spalle, dietro delle braccia, la nuca. Piccolo movimento del mento al petto per estendere meglio il tratto cervicale. Gli occhi gentilmente chiusi. Prendiamo consapevolezza ora di tutti i punti di contatto del nostro corpo al pavimento, talloni, polpacci, retro delle cosce, glutei, tutta la colonna vertebrale, tutto il corpo insieme. La consapevolezza si sposta ora al respiro, osserviamo il nostro respiro qualche istante. Senza intervenire, semplice osservazione distaccata. Qui lo portiamo poi come sempre nell'addome. Andiamo a inspirare e espirare attraverso l'ombelico. Inspiro, l'ombelico si muove delicatamente verso il cielo. Espiro, l'ombelico torna verso la terra. Unico movimento di tutto il nostro corpo. Solo e soltanto l'addome. Si muove col nostro respiro. Inspiro luce, armonia, forza. Espiro tensioni, ansie, negatività. Prendiamo
Prepariamoci a un ultimo inspiro, espiro addominale. Torniamo quindi al nostro respiro abituale. Con il prossimo profondo respiro, espiro, riprendiamo a muovere il corpo, ad ondularci, stirarci, riprendere fisicità e con pochi gesti ci portiamo seduti per iniziare i nostri pavamukkasana, i nostri scioglimenti. Quindi andiamo ad assumere la posizione di base. Siamo quindi seduti sul tappetino con le gambe distese davanti a noi, le braccia dietro, le dita rivolte verso la parete alle nostre spalle. Le mani sono distanti dai glutei, circa una decina di centimetri, 15, non di più. Bene, andiamo a lavorare sui nostri piedi, la nostra radice. Inspiro, allargo le dita, espiro, arriccio le dita. Inspiro, espiro. Non portate tensioni nelle spalle, sono rilassate, anche le braccia sono morbide, presenti a sostenere la schiena che però a sua volta non è completamente abbandonata. Bene, andiamo adesso a flettere il collo del piede verso le tibie, inspirando, pianta del piede al pavimento, espirando. Inspiro, espiro. Ci fermiamo, ci prepariamo alla rotazione delle caviglie, entrambi i piedi verso destra. Inspiro, espiro, scendo. Inspiro, salgo. Ci prepariamo a invertire rotazione. Sempre inspiro, salgo. Espiro, scendo. Bene. Andiamo con una dita di asana, eseguirla portando i talloni più vicino possibile al perineo, ma prendono la punta delle dita, dei piedi, allunghiamo bene la colonna, iniziamo a oscillare le cosce, primi movimenti delicati. Se non c'è dolore, non c'è fastidio, possiamo decidere di accelerare il movimento. Verificate la colonna ben allungata, le spalle aperte, il capo allineato al centro, lo sguardo in avanti. Rallentiamo piano piano, con entrambe le mani chiudiamo, comprimiamo a terra e riscaldiamo. Ardha Hatha Vinyasa, flettiamo la destra. Interno coscia, posizione completa, se mi sento in questo modo, allungo bene la colonna, lavora il braccio, la gamba è passiva. Busto frontale, verificate di non essere storti. Qui lentamente fermiamo il movimento. Accompagniamo a terra con delicatezza, stringiamo bene i lati giù e massaggiamo. Sinistra, sempre in ascolto del corpo. Allungo la colonna, questa volta braccio sinistro attivo, gamba passiva. Rallentiamo, appoggiamo a terra, stringiamo bene e massaggiamo. Bene, come ormai sapete, conoscete bene la sequenza, andiamo a fare il nostro dondolo, importante, semplice, ma veramente un toccasana per la schiena. Primi movimenti per tutti, basculante laterale, raccogliendo le cosce il più possibile aderenti all'addome, non ondulandoci gentilmente. Senza necessariamente scendere con le gambe, le ginocchia a terra, anzi, proprio da evitare per non esagerare. Le spalle rilassate sul pavimento, mento verso il petto. Ora, con
come sempre, chi si sente, ci portiamo all'inizio del tappetino per la pratica dinamica del dondolo, ma solo chi si sente, mi raccomando, e chi non ha problemi di protrusioni o ernie discali. Quindi in equilibrio sui dischi, fronte alle ginocchia, inspiro, vado indietro, espiro, torno in avanti in equilibrio e così via. Inspiro, espiro. Sentite bene l'allungamento, il lavoro sulle vertebre, dal coccige alle cervicali, un massaggio, tutte le vertebre della colonna. Cercate di visualizzare sul tappetino una linea al centro del tappetino e su questa linea sgranate vertebra dopo vertebra. Proseguite ancora qualche istante con la consapevolezza del controllo del movimento, sia quando vado all'indietro non sbatto i piedi, sia quando torno in avanti non sbatto il bacino. Andiamo a concludere l'ultimo movimento e ci portiamo seduti qualche istante in posizione di base, andando già in ascolto delle sensazioni di questi primi movimenti sul nostro corpo. Bene, con pochi gesti ci portiamo in piedi. Ci prepariamo a eseguire Asatanasana, la respirazione alata. Scusate, modifico l'inclinazione. Bene. Respirazione alata, la conoscete, piedi separati leggermente, paralleli, schiena bene allungata, spalle aperte, mani sovrapposte alla testa del cuore ma non si toccano. Andremo a inspirare aprendo bene il petto, sguardo al cielo, espirando ruoto i palmi delle mani verso terra e torno in posizione. Associeremo a questo movimento come le ali di una farfalla anche una numerazione legata alla respirazione. Man mano vi guido. Bene, partiamo. Inspireremo questa volta 4, 2 trattengo a polmoni pieni, espiro 8 tempi, trattengo 2 a polmoni vuoti. Iniziamo via 4, 2, 8, 2. Cinque, due, dieci, due. Quando arrivate all'altezza delle spalle siete in pratica a metà della numerazione del respiro. Sei, due, dodici, due. Sette, due, quattordici, due. Quando tornate giù, lo sguardo torna in avanti. Otto, due, sedici, due, solo chi si sente. Nove, due, diciotto, due. Per ultimo, dieci, due, ventidue.
Torniamo indietro, 8, 2, 16, 2. Sei, due, dodici, due. Quattro, due, otto, due. Termine, sciogliamo un attimo le spalle, abbiamo allungato già molto bene la colonna, aperto il torace, dando un ritmo e una misura a noi, al nostro respiro. Una pratica che aiuta moltissimo, soprattutto la mattina, a ridare tono anche ai polmoni che a loro volta durante la notte si sono un po' atrofizzati. Bene, all'allungamento adesso uniamo la flessione laterale, ci prepariamo con la flessione laterale con una torsione. Facciamo Kapha Chakrasana dinamico, i piedi sono leggermente più aperti, non più di una spanna, sempre paralleli tra di loro. L'importanza, vi ricordo, sempre il bacino il più possibile immobile frontale, chi si slitta la parte alta del busto. Quindi iniziamo ognuno con il respiro libero in questo modo. Lo sguardo va oltre la spalla quando giriamo. Anche se ci diamo qualche colpetto più intenso sulle spalle, nulla di male, anzi, diamo un po' di tono alla circolazione. Ovviamente un po' di movimento frontale del bacino c'è, ma appena l'importante è non fare questo, questo proprio da evitare. Svitiamo la parte alta della colonna. Piano piano, lentamente, fermiamo il movimento fino a che siamo con le braccia lungo i fianchi. E ora apriamo ancora un pochino di più le gambe, sono aperte un filino di più delle nostre anche. Ci prepariamo per Vinyasa Tadasana, quindi l'albero che si flette. Portiamo le mani intrecciate sulla testa, i gomiti già ben aperti, già il petto si apre. Addominali presenti, inspiro, allungo verso il cielo, espirando, scendo verso destra. Allora, importante, peso centrato su entrambi i piedi, non solo sul piede destro. Non porto il fianco sinistro in avanti, sono tra due pareti di legno. Le braccia sono ben tese, non sono flesse e sono bene, almeno all'altezza delle orecchie, possibilmente un filino più indietro. E sempre sento un filo d'oro che mi tira le mani. Sono apparentemente statica, in verità è un continuo movimento. Inspiro, allungo le braccia, espiro, scendo nella terra e scendo un pochino di più col busto. Ci prepariamo a rientrare in posizione retta, inspiro, mi sollevo, espiro, le braccia tornano sulla testa. Un profondo inspiro, espiro. Sentiamo la differenza tra un lato e l'altro. Ci prepariamo quindi a eseguire a sinistra. Inspiro, allungo, espiro, scendo. Anche qui consapevolezza di tutti i dettagli importanti dell'asana, peso sui piedi, niente bacino che si sposta. Due pareti di vetro, una davanti e una dietro. Braccia tese, in linea o anche un filo più indietro delle orecchie. Inspiro lungo e espiro, scendo un po' di più quello che posso. Senza perdere, mi raccomando, l'allineamento delle anche. Inspiro, torno al centro, espiro, le braccia torno sulla testa, le mani. Sempre i gomiti ben aperti. Portate gli addominali ben presenti, di non spanciare in avanti. Lo facciamo ancora una volta per lato, inspiro, allungo, espiro, scendo.
Inspiro, filo d'oro che mi tira le mani, espiro, scendo un po' di più a destra. Braccia tese, busto frontale, fianco sinistro controllato, peso ben distribuito. Inspiro, torno al centro, espiro, mani sulla testa. Inspiro lungo, espiro, scendo a sinistra. Stessi accorgimenti. Centratura del peso, questa volta fianco destro che non deve scappare in avanti, torace ben frontale, non ruotato, braccia tese. Inspiro lungo, espiro, scendo un po' di più. Ci prepariamo a liberare, inspiro, salgo, espiro, mani sulla testa e libero. Un profondo inspiro, espiro. Bene. Ci prepariamo ora per il nostro elefante, andremo ad allungarci e a fletterci allo stesso tempo, quindi andiamo a incrociare i piedi in questo modo, i mignoli si toccano, i talloni sono ben aperti tra di loro, di nuovo torniamo a intrecciare le mani al sopra la testa, allungo. Qui libero e aggancio i pollici in questo modo. Inspiro ed espirando scendo. Inspiro, salgo, riprendo l'allungamento, sguardo frontale. Espiro, scendo, abbandonando completamente il collo, a prescindere da dove arrivi nella discesa. Inspiro, salgo, riprendo bene l'allungamento, sguardo frontale. Espiro, scendo. E così via. Anche qua le braccia quando saliamo sono dietro le orecchie, abbiamo bene il petto. Ci prepariamo per l'ultimo movimento. Sciogliamo un attimo le braccia e andiamo a incrociare in senso opposto. Invertiamo l'incrocio delle gambe. Bacino frontale. Riprendiamo quindi la posizione delle mani, allunghiamo, agganciamo i pollici, inspiro, mi allungo e espiro. Ultimo movimento e torniamo in posizione centrale con entrambi i piedi sciolti. Bene, abbiamo preparato la colonna allungata, torta, flessa, su e giù. Adesso ci prepariamo per un'apertura all'indietro. Andiamo a farla ponendo le mani all'altezza delle reni, quindi appoggiandole in questa zona. Già vedete. Aprendo bene il petto, che i gomiti idealmente si toccano, piedi paralleli, leggermente separati tra di loro. Andremo inspiro ed espirando, scendo, cercando di aprire il più possibile il petto. Quello che non è da fare è questo. Va bene? Quindi cerchiamo di tenere la linea delle gambe col bacino, di aprire e di scendere col petto. Chi ha problemi di cervicali importanti terrà lo sguardo in avanti e farà quello che può naturalmente. Bene. Eseguiamo tutti insieme. Inspiro, apro bene, chiudo i gomiti, espiro, scendo. E resto cercando di abbandonarmi sempre di più alla gravità che mi porta in giù. Appoggiatevi alle mani, sostengono la zona lombare, sentite il petto completamente aperto, il lavoro anche in mezzo alle spalle. Ci prepariamo a liberare, inspiro, sollevo, espiro, sciolgo le braccia. Sciolgo un attimo.
attimo le spalle, andiamo a eseguire ora l'ultimo asana di questa sequenza, Samukhanasana. Andiamo, quindi ve lo mostro prima, si porteranno le mani flesse in questo modo, vedete, però da se parte dall'alto, come si vedono, le faccio vedere. Bene. Inspiro, questi piedi sono un pochino più separati, quindi cerco una spanna. Inspiro, mi allungo verso l'alto, espiro, scendo in avanti. Mantenendo, vedete, la schiena perfettamente in linea e non portando indietro il bacino, quindi sempre ben allineate le gambe, le braccia in linea con le orecchie, sguardo al pavimento. Espiro. Bene, andiamo a eseguirlo insieme. Quindi piedi paralleli, una spanna di apertura. Inspiro, braccio in alto. Espiro, mi allungo in avanti. Tenete bene gli addominali che ci aiutano a sostenere la colonna. Un'unica linea tra la parte bassa della schiena e la vostra testa. Di che lavoro sulle braccia, sulle spalle, addominali ben forti, non abbandonate se non vi farà male la schiena. Ancora qualche istante. Inspiro, mi sollevo, espiro, sciolgo. Un profondo inspiro, espiro. E lentamente vi portate in Shavasana col capo rivolto verso di voi. Sistemate bene la posizione, curate come sempre l'allineamento. Andate a sentire bene i punti di contatto del corpo al tappetino. Consapevolezza alle sensazioni che arrivano dal corpo, alle sensazioni che arrivano dall'interno, nel nostro essere, le emozioni. Percepiamo un piacere, un fastidio, ascoltiamo, accogliamo e lasciamo andare. Portiamo ora la consapevolezza al respiro. Diventate consapevoli del vostro respiro, osservatelo qualche istante. Osservatene l'intensità, la frequenza, dove state respirando. E poi lo portate voi nel vostro addome. Inspiro attraverso l'ombelico, espiro attraverso l'ombelico. Continuate a inspirare e espirare attraverso il vostro ombelico. Il respiro si fa sempre più leggero, sempre più delicato, mentre il corpo è piacevolmente abbandonato al pavimento. Ancora qualche profondo respiro, espiro addominale, sentendo tutto ciò che la pratica ci ha finora portato a livello di sensazioni fisiche, interiori. Ci prepariamo quindi a un ultimo inspiro, espiro addominale. Torniamo a un respiro abituale, spontaneo. E con il prossimo inspiro, espiro, riprendete fisicità, movimento del corpo, muovendo mani, piedi, capo, dondolandovi, quello che è giusto per voi. E con pochi gesti vi porterete poi seduti per la prossima sequenza che vi svolgerà a terra. Quindi prepariamoci direttamente in Vajrasana, ci mettiamo
verso la fine del tappetino. Scusate, devo spostare il cane di oggi. Bene. Allora, ci prepariamo per Via Grasana, la tigre, te lo ricordo rapidamente. Inspiro, espiro, vado in quadrupedia, sistemo bene la posizione, poi sguardo in avanti, inspiro, sollevo e fletto la gamba, cercando realmente di portarla alla nuca. Espiro, mi inarco, ginocchio va idealmente alla fronte. E così via, inspiro, allungo il fletto, espiro, inarco. Ok, bene, quindi andiamo a eseguirlo tutti insieme, faremo 10 volte con la gamba destra, una pausa in Vajrasana, 10 volte con la gamba sinistra. Quindi la Vajrasana ci solleviamo inspirando, espirando andiamo in quadrupedia, sistemiamo la posizione, le ginocchia aperte circa una spanna tra di loro, le cosce in linea, le ginocchia e il polpaccio formano un angolo di 90 gradi con la coscia, le braccia in linea con le spalle aperte, le mani quando le nostre spalle, ognuno alla sua misura. Bene, quando tutto è pronto, sguardo in avanti, gamba destra su, faremo 10 movimenti. Inspiro, allungo, fletto. Sguardo verso l'alto, idealmente vado a toccare con la nuca il piede, espiro, inarco, ginocchio. Uno. Due. Tre. Uno col suo respiro. Attenzione a non scivolare in avanti, mantenere sempre 90 gradi tra il polpaccio e la coscia sinistra. Continuate. Movimento molto elegante, armonioso, una tigre, si aggrappa. Sentitevi fieri ed eleganti e potenti come una tigre. Ancora, andate a completare 10 movimenti e poi si torna contestante in Vajrasana, in ascolto delle sensazioni, valutando sempre la differenza tra il lato destro che ha già eseguito l'asana e l'altro che invece deve praticare. Quindi ci prepariamo a eseguire a sinistra. Di nuovo inspiro, espiro, scendo, risistemo la posizione, prendo consapevolezza delle mie misure. Quando tutto è pronto, sguardo in avanti, inspiro, allungo, sollevo il fletto, espiro, chiudo. E così via. Inspiro, fletto, espiro, chiudo. 10 movimenti completi. Non perdete gli allineamenti. Sentite il lavoro anche su tutta la parte addominale che si stende, si apre. Ora, ognuno con il suo respiro, con i suoi ritmi, al termine, sempre in Vajrasana, in ascolto con qualche profondo inspiro e ispiro. Bene, dalla Vajrasana ci prepariamo a eseguire Parvapasana oppure cane che si stira testa in giù, a seconda delle scuole. Ancora una volta tornerò in quadrupedia, punto le dita dei piedi, inspiro ed espirando mi allungo,
diventando una montagna. Vedete la schiena perfettamente dritta, le gambe perfettamente dritte, i due versanti ripidi di una montagna. Se i talloni non toccano terra, per abituare i tendini, faccio questo movimento come dei piccoli passettini. Se le gambe non riescono a stare dritte, pazienza, con calma, col tempo, con la pratica, riuscirete. Gambe tese, peso ben equilibrato tra i piedi e le mani, non pesate tutto sui polsi, se no vi faranno male, non tutto sui piedi. Centratura del vostro peso. Ancora qualche istante, prendendo l'apertura in mezzo alle scapole. Inspiro ed espirando porto le ginocchia a terra, avvicino il lignetto di sovrappolo, appoggio la fronte. Qualche profondo inspiro, espiro. Sentimentando il calore, la pressione delle cosce sull'addome che vanno a massaggiare gli organi interni della sacca addominale. Bene. Ci risolleviamo in Vajrasana, ci prepariamo a eseguire un'altra volta Parvatasana, con una variante per poi andare a eseguire direttamente Asha Sanchalasana. Bene, quindi inspiro, espiro, mi sollevo, vado ancora in quadrupedia, punta e piedi, inspiro e su, Parvatasana. Giù bene, riprendo bene l'allungamento della colonna, delle gambe. Ora inspiro, sollevo la gamba destra perfettamente in linea con tutto il corpo, senza ruotare il bacino, più possibile parallelo al pavimento. Unica linea, testa, piede, braccia. Ora inspiro ed espirando porto il piede destro all'altezza della mano destra. Asha Sanchalasana. Il ginocchio sinistro è a terra, il piede sinistro è puntato, punta delle dita delle mani a terra. Sguardo in avanti, petto ben aperto. Vedete bene la coscia a destra. Petto aperto. Se vi sentite, sguardo verso il cielo. Riporto lo sguardo in avanti, porto le mani a terra, sollevo il ginocchio sinistro, inspiro ed espirando, riporto la gamba destra dietro, torno in Parvatasana. Ci prepariamo a eseguire a sinistra, quindi inspiro, sollevo la gamba a sinistra. Anche qui, unica linea, il corpo, il gluteo è forte. Gamba ben tesa, il bacino non ruota. Gamba destra tesa. Ci prepariamo a portare il piede sinistro all'altezza della mano sinistra. Inspiro, espiro. Punta delle dita, petto aperto, sguardo in avanti. Ginocchio destro a terra, piede destro puntato. Bene, a questo punto, se mi sento, sguardo verso l'alto. Chiudiamo bene la coscia destra, sinistra, scusate.
aperto. Riportiamo lo sguardo in avanti, porto giù le mani, inspiro, sollevo il ginocchio destro, torno in posizione. Riporto le ginocchia a terra, scendo con il bacino sui talloni, pugnetti sovrapposti, resto qualche istante, in ascolto delle sensazioni. Lentamente sciogliete l'asana e riportate in Shavasana. Sistematevi in Shavasana, quindi col capo rivolto verso di me, la schiena al pavimento. Sentite bene l'aderenza del corpo al tappetino. Andate a esplorare subito le sensazioni che vi arrivano dal corpo, da questa seconda sequenza. Andiamo a portare il respiro ancora una volta nell'addome. Inspiro nell'addome, espiro nell'addome. Inspiro, l'ombelico sale leggermente verso il cielo, espiro, l'ombelico scende, torna delicatamente alla terra. Ancora qualche profondo, inspiro, espiro, addominale. Corpo completamente abbandonato, rilassato al pavimento. Consapevolezza di l'unico movimento del vostro corpo nell'addome, il respiro che sale e scende. E completiamo l'ultimo inspiro, inspiro addominale, torniamo alla respirazione abituale. Un profondo inspiro, inspiro, riprendiamo fisicità, riprendiamo a muoverci, a dondolarci. Resterete tuttavia sdraiati a terra, ma ruoterete sull'addome, quindi portate il braccio destro oltre la vostra testa, ruotate sul fianco destro. Vi trovate quindi a pancia in giù, vi mettete un istante in Makarasana in questa posizione, così che vi mostro intanto la prossima asana che andremo a fare, poi la eseguiremo insieme. Quindi vi chiederò dopo di mettervi a terra completamente, unendo al pavimento, mani con lungo i fianchi, con i palmi al tappetino. Andremo a fare Hatha Shalabhasana, la mezza locusta. Inspiro, sollevo la gamba a sinistra. Semplicemente questo, quello che posso. E poi espirando, torniamo giù. Poi la gamba destra. Lo faremo due volte. La terza volta invece vi chiederò di sollevare il bacino, mettere le mani all'altezza del pube, come quando si gioca a pallavolo, a bagher. Inspiro e sollevo entrambe le gambe. E poi torniamo giù. Bene. Quindi sciogliete la posizione di Makarasana, portatevi con l'addome completamente disteso a terra. Palmi delle mani al pavimento, le braccia lungo i fianchi, mento puntato. Inspiro, andiamo, sollevo la gamba a sinistra. Tengo qualche istante, espiro, scendo. Inspiro, mi assale la gamba destra, tengo qualche istante, espiro, scende. Rifacciamo. Inspiro, mi assale la sinistra.
Espiro, scende. Inspiro, apnea sale da destra. Espiro, scende. Ora solleviamo leggermente il bacino. Portiamo le mani all'altezza del pube, i due pugni, le due mani sovrapposte. Alleghiamo di nuovo le gambe. Questa volta andiamo a sollevare entrambe le gambe. Inspiro in apnea, sollevo. Resto qualche istante. Espiro, scendo. E qui lo facciamo un'altra volta. Inspiro, apnea, sollevo. Quello che posso, naturalmente. Espiro, scendo. Libero le mani, sovrappongo le mani, appoggio la guancia. Qualche profondo inspiro, espiro. Rilassate completamente il corpo al pavimento. Profondi inspiri e espiri addominali, così da massaggiare di riflesso la zona lombare. Bene. Sciogliamo le mani, andiamo a flettere le gambe, portando i talloni vicini il più possibile ai glutei, andiamo a prendere le caviglie con le mani. Se non riesco a prendere le caviglie, prendo i pantaloni. Le dita sono tutte orientate verso lo stesso senso, quindi il pollice non va nella parte interna della caviglia. Andremo a fare, prima di tutto, Sarada Nurasana, il mezzo ponte, mezzo arco, in cui le cosce resteranno a terra. Quindi inspiro, i piedi tirano verso le mie spalle, verso la parete dietro di me, il busto si solleva. È proprio un lavoro dei piedi che mi stanno tirando su. Espiro, scendo. Ancora. Inspiro, i piedi si allontanano e mi tirano sul busto. Espiro, scendo. Ancora, inspiro, piedi che si allontanano dal busto e mi tirano su. Espiro, scendo. Ora lo terremo un pochino di più, quindi respireremo regolarmente in posizione. Inspiro, mi sollevo e resto. Continuo a far lavorare le mie gambe che tirano il busto, lo allontanano da terra. Lavoro portante delle gambe. Sentite la pressione del corpo al pavimento. Ancora qualche istante. Inspiro ed espiro, rilascio. Libero le gambe. Appoggio le mani ai lati del petto, inspiro ed espirando di fatto rinculo, vado nella foglia allungata. Quindi le mani sono davanti a noi, vengono allungate, le dita leggermente sovrapposte, per fare proprio la forma allungata diventa punta di una foglia. Le cosce leggermente separate, così da ospitare l'addome e il petto. Qualche profondo inspiro, espiro. Andiamo ora a flettere i gomiti, portiamo le mani sovrapposte all'altezza della nuca, sentendo il calore delle mani. La parte bassa della testa, la parte alta del collo.
Prendiamo ora le mani, andiamo a portare all'altezza delle ginocchia, lentamente ci solleviamo e ci portiamo seduti per l'ultima asana. Andiamo a eseguire una asana, la torsione dinamica. Tiriamo su lateralmente una volta, finché sia più evidente il movimento. Si parte con la colonna ben allungata, le mani sulle cosce. Inspiro ed espirando ruoto verso il fianco destro, cercando di portare la fronte il più possibile a terra, finalmente. Inspiro, torno al centro, allungo. Espiro, scendo a sinistra, portando la fronte a terra. Mi raccomando, non solleviamo il bacino per scendere di più. Bacino deve restare incollato al pavimento, quindi nessun sollevamento, piuttosto scendete meno. Quindi andiamo a eseguire 10 movimenti completi, 1, 1, 2, 2, così, fino a 10. Bene, uno col suo respiro, partiamo insieme, inspiro, mi allungo bene, espiro, scendo a destra, inspiro, torno al centro, espiro, scendo a sinistra. E così via. Quando torno al centro, riprendo bene l'allungamento. Non è solo un torno al centro. Quando scendo, sono molto consapevole dei glutei ben appoggiati, non si sollevano. Vedete il lavoro sulla parte laterale del busto. Torsione della colonna. Dieci movimenti completi. Terminate sempre la sequenza a sinistra. Quando avrete concluso le 10 esecuzioni, tornate al centro, qualche istante in posizione di base, profondo inspiro, espiro, ascoltando il corpo, ascoltando le sensazioni. E poi vi portate in Shavasana. Sistematevi quindi in Shavasana. Andando a prendere cura, come sempre, dell'allineamento della colonna, del capo, tutto il corpo in linea. Spesso abbiamo la sensazione di essere perfettamente allineati, in realtà siamo storti. Possiamo anche sollevare il capo e verificare che questo sia corretto, l'allineamento. Quindi abbandoniamo completamente il corpo al pavimento. Andiamo a prendere consapevolezza dei punti di contatto, i talloni, i polpacci, i glutei, la zona del sacro. Percepisco la curvatura lombare, cercando di ricordare se è cambiato qualcosa rispetto all'inizio della pratica, se la curvatura è cambiata. Prendo il contatto con la parte alta della colonna, le spalle, la nuca, il retro delle braccia. Piccolo movimento del mento al petto. Occhi gentilmente chiusi, le labbra dischiuse tra di loro. Un profondo inspiro, espiro. Andate a sentire tutti i punti di contatto individualmente, complessivamente, allo stesso tempo. E la consapevolezza va ora al respiro, divento consapevole del mio respiro, lo rendo leggero, delicato. E lo porto nell'addome. Inspiro 9, l'ombelico sale al cielo, espiro 9, l'ombelico torna alla terra. Inspiro 8, l'ombelico sale al cielo. Espiro 8, l'ombelico scende alla terra e così via fino a 8.
corpo abbandonato, rilassato, consapevolezza al respiro nell'addome, numerazione a ritroso da 9 a 1. Ora interrompiamo la numerazione. Portiamo la consapevolezza del respiro nel torace. Inspiro, il torace sale, si dilata, si riempie. Espiro, il torace scende, si libera. Inspiro 9, il torace sale. Espiro 9, il torace scende. Inspiro 8, il torace sale. Espiro 8, il torace scende. Così via, fino a 1. Sempre piena consapevolezza del totale abbandono del corpo, unico movimento del torace che si muove col respiro, numerazione a ritroso da 9 a 1. Interrompiamo anche la numerazione della respirazione toracica, portando la consapevolezza al respiro nella gola. Inspiro nella gola, espiro nella gola. Inspiro 9 nella gola, espiro 9 nella gola. Inspiro 8 nella gola, espiro 8 nella gola e così via. Ormai sapete fare molto bene fino a 1. Ora interrompiamo la numerazione, portiamo la consapevolezza del respiro nelle narici. Sento l'aria finire nelle narici, sento l'aria che esce dalle narici. Inspiro 9 dalle narici, espiro 9 dalle narici. Inspiro 8 dalle narici, espiro 8 dalle narici, così fino a 1. Ora interrompete il conto, restate in ascolto del vostro respiro spontaneo, naturale. E per qualche istante andate in osservazione dello spazio buio davanti ai vostri occhi chiusi, lo spazio di Chidakasha. Uno spazio profondo, senza fine, in cui siete testimoni distaccati. Qualsiasi cosa possa apparire in questo spazio, la osservate e la lasciate andare senza giudicare. Preparatevi ora a lasciare lo spazio buio di Chidakasha, dove siete stati testimoni distaccati. Tornate quindi alla consapevolezza del vostro respiro. Fate un profondo inspiro, espiro. E col prossimo inspiro, espiro, riprendete fisicità, riprendete a muovere le mani, i piedi, il capo. Ondulatevi, stiratevi. E con pochi gesti, riportate poi seduti in posizione meditativa per il saluto finale. Sistemiamoci quindi per un'ultima volta in posizione meditativa, prendendo consapevolezza della seduta, dell'equilibrata, della simmetria del corpo, dell'allungamento della colonna. Chiudiamo gli occhi, allunghiamoci bene, apriamoci. Respiro lungo la colonna vertebrale. Inspiro dalla base della colonna alla sommità del capo, espiro, sommità del capo, base della colonna. Consapevolezza si sposta nel brumario, al centro tra le sopracciglia. Andiamo a visualizzare, a percepire una fonte di luce.
In questa consapevolezza andiamo a cantare insieme 3 volte per la Pacoma. Inspiriamo tutti insieme. Lentamente aprono gli occhi, ci sentiamo. Allora, bene, come sempre, vi ringrazio per la pratica insieme, anche se distanti, e buon sabato e buona domenica. Ciao a tutti.